Buongiorno amici, nuova uscita, sto andando a Biella. Ma stavo pensando a una cosa che non so se ci avete fatto caso. A parte che mi sembra di aver visto e capito che comunque l'oro un po' lo si trova un po' in tutti i continenti, eh? Adesso se ci ragioniamo un attimo, guardando anche un po' di trasmissioni, lo si trova in Alaska, Nord America, in Sud America anche lo si trova, lo si trova in Europa, in Italia, in Francia, in Germania, Alpi o non Alpi, l'oro lo si trova anche in Europa, in Norvegia, okay? In Sardegna, ok? In Australia ovviamente, vabbè, quello è il sito primario, no? Diciamo. Ma una cosa che non mi è chiara, vabbè, adesso noi in Italia lo andiamo a cercare nei fiumi, ovviamente, perché? Perché i fiumi fanno un po' da raccoglitore, no? Giusto? I fiumi fanno un po' da raccoglitore, da contenitore, quindi venendo giù dalle montagne, scavando gli argini, fa da raccoglitore e si porta dietro oro, magnetite e quant'altro in Italia, giù per le Alpi. Ma ora mi dovete spiegare, in Australia o nel deserto del Nevada o in Sudafrica, dove trovano l'oro per terra, ok? Dove non c'è una montagna neanche a cercarla per chilometri, non c'è una montagna. Adesso mi dovete spiegare perché questi vanno con il metal detector e sotto 30 cm di terra rossa, argillosa, del deserto, dura, compatta, quello che volete, ok? Trovano pepite, ma non pepitine come quelle che ci sono qua, cioè trovano pepite di 10, 15, 20 grammi, anche di più. Adesso qualcuno di voi mi sa dire perché nel deserto dell'Australia, ok? Dove non c'è una catena montuosa, neanche a cercarla col lanternino, trovano le pepite sotto questa terra rossa argillosa, ok? E questo è una curiosità che ho da un po' di tempo. Per esempio, un'altra stupidaggine mi viene in mente, ho visto alcune puntate di quelli che trovano l'oro in Alaska, nel mare di, dov'è lì, nel mar di Bering, non so bene cos'è. Comunque, con le zattere, con sopra la draga, ok? La draga da cantiere, cioè la penna proprio, Sotto, vanno sotto e tirano su sabbia, cioè anche lì diciamo che siamo lontanissimi dalle montagne, da filoni rocciosi, quindi e lì ne trovano veramente, non dico a tonnellate, ma poco ci manca. Poi vabbè, poi c'è la più grossa miniera a cielo aperto in America, è enorme, cioè non so se è lunga 3-4 km, c'è proprio una cosa enorme. E lì vanno dentro con sti caterpillar sotto, cioè sottoterra, no? Per farvi capire, no? Quindi mi viene da pensare che l'oro c'è un po' dappertutto, ma veramente deve essere un po' dappertutto, più o meno, ok? Rocce, non rocce, sottoterra, l'oro è un po' dappertutto secondo me. L'unica cosa che ovviamente magari non c'è stata una mappatura completa di tutto il mondo, non c'è stata una mappatura completa. Quindi questo è un appello a chi è curioso di fare prospezione, a chi ha voglia di provare. Anche se abiti dove non hai mai sentito nessuno che cerca oro, che ne ha trovato, ma buttati in qualche ruscello che viene giù da una collina, fai prospezione, prenditi una battea piccolina e prova a vedere, togliti la curiosità, anzi così ce la togliamo tutti, perché magari poi magari trovi il ruscelletto in Toscana, o nel Lazio, il ruscelletto che porta giù pagliuzze da una collinetta e ce lo fai sapere, perché no? Saremo tutti curiosi, no? Cioè, questo è un mio piccolo pensiero mentre sto andando sull'Elvo.
oggi sto andando all'Elvo e ho dietro un po' di tutto, anche il metal detector, perché voglio riprendere il discorso della Paystreak, cioè la linea di pagamento. E niente, vi faccio rivedere. Ho cambiato la piastra, quindi ho la piastra concentrica, quella piccolina. Con quella intercetto meglio la Paystreak, cioè la linea dove c'è più maggior concentrazione di sabbia nera, ok? Perché col metal detector nei fiumi, le pagliuzze non le possiamo trovare, però possiamo trovare la sabbia nera col metal detector. Sì, col metal detector si può intercettare la sabbia nera, le concentrazioni di sabbia nera dopo che i torrenti fanno le piene. La sabbia nera, essendo pesante, cerca di concentrarsi in una linea unica, capite? E noi andremo a cercare questa linea unica per arrivare all'oro, ok? Dai, ci vediamo dopo.